Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio Adler e benvenuti sul mio canale. Siamo tornati con i pronostici, ma con la partita della carriera, ragazzi, che lasciamo perdere. Come al solito, perché FIFA ormai lo conosciamo. PSG Lione si vola dall'Inghilterra di Liverpool City alla Francia di PSG Lione, che non è la scontata come partita. Il PSG sicuramente vincerà a mani basse, ma noi su FIFA sappiamo che vincere a mani basse è diventata una cosa impossibile e improbabile. È più facile prendere il Wolverhampton contro il Barcellona, vincere 3-0, che prendere il PSG contro il Lione e magari riuscire a portare a casa un 1-1, perché ormai FIFA lo conosciamo tutti com'è. Io ho pregato, tutti i video vi dico pregato, FIFA 18, che FIFA 19 fosse più realistico, cioè 9 ti riporta uno una partita. Tu riuscissi a vincerla, invece ragazzi no, perché non è possibile. Sondaggio, avete ovviamente dato fiducia al PSG, cioè ci mancherebbe altro, il PSG questa partita è un allenamento per loro, però è sicuramente una sudata a 8.000 maglie per noi. 8.000 camicie, 8.000 maglie, perché tanto cioè dovrò fare 30 lavatrici appena finita questa partita. Andiamo a farci la formazione, passiamo alla facecam. Ovviamente Buffon in porta, Di Arella non ne voglio sentire parlare. Dove sei andato? Dove sei andato? Dove sei andato? Kurzawa a sinistra, per il resto ragazzi va bene, non mi convince assolutamente Neymar trequartista, non so come mai. E Park de Prince, turno alle 21. Direi di poter cominciare la partita. Anthony Lopez, ci ho già avuto qualche esperienza contro e vi posso dire che quando si parla di bug, purtroppo, Anthony Lopez è tra quei, fa parte di loro. Quindi possiamo cominciare, giocherà Buffon, torneremo con Buffon in porta. Bella le animazioni, diciamo, i risultati, la scoreboard, come chiamarla, della Ligue 1. Paris Saint-Germain, Lione valeva il titolo, ora resta comunque una sfida di cartello, ma la forbice fra le squadre. Eccolo qui Buffon, sempre fatto bene, sempre 88 come l'anno scorso. Io spero veramente, ragazzi, che non ci sia uno script. Spero non ci sia uno script. Ci sono pronostici dove ho perso. Ci sono, ma io quando vedo gli script delle partite che sono proprio improbabili, ragazzi, vi devo rivelare che le partite le riavvio. Registro l'episodio da capo, perché sarebbe veramente uno schifo portare sul canale certe partite. Veramente. Poi non è detto che vinca anche quando riavvio, eh. Quindi magari vi porto anche partite perse. Però ragazzi, infatti il prossimo scorso abbiamo pareggiato. Pareggio giustissimo. Però ragazzi, cioè, c'è da veramente da migliorare certe cose, perché non, di molte altre arene. Cioè, non è possibile che tu faccia 9 tiri in porta a 1 e tu perda 1-0. Nella realtà succederà, ma una volta su 20, non su, no, una volta su 2, anzi due volte su 3. Buffon, Meunier, Marquinhos, Silva, Kurzawa, Verratti, Rabiot, Neymar, Di Maria, Cavani, Mbappé. Li abbiamo già visti, i nostri. Ho portato Weah in panchina, volevo portare un altro giocatore che non mi ricordo chi è, però pazienza. Tanto non credo entrerà. E loro vanno con Antonio Lopez, Rafael, Marcelo, De Nayer, Mendy, Turzal, Dombé, Aruar, Fekir, Depay e Traoré. Attenzione a Fekir e Depay, ragazzi. Al francese e al olandese di turno. Speriamo FIFA, ragazzi, non ci faccia le solite sorpresine. Guardate Brasile e Messico per prossimo dei mondiali, per avere conferme sulle sorpresine. Cominciamo. Palla profonda per Torre. Subito il Lione che approccia la sorpresina. Subito il Lione che approccia la sorpresina. Rinvio dal fondo per Gigi Buffon. Non abbiamo ancora toccato pace. L'abbiamo toccata e abbiamo perso subito. Palla per Cavani. Niente da fare. Chiudono. Cosa che io non, no,
Cosa che la mia difesa veramente non riuscirebbe mai a fare, chiudere con due uomini su uno, però gli altri lo fanno. Guarda qua! Come ha sbagliato? Non ci credo. Come ha sbagliato il disimpegno Marquinhos? Sei il difensore titolare del Brasile e mi sbagli il disimpegno. Bene. Ottimo, mi piace questa cosa. Traoré, stiamo riuscendo a prendere gli schiaffi dal Lione per adesso. Neymar. Neymar, ancora ribattuto? Verratti, Cavani! Alleluia! No, Rabiot. Rabiot, Cavani. Rabiot, Rabiot. Adrien Rabiot porta in vantaggio il PSG. Di tutti i gol, il più difficile è riuscito a farlo. Beh, in sacchi gol difficili, sbagli gol facili. Mentalità da un decennio di FIFA. Beh, gol difficili li fai, gol facili. Mi sbagli, si gira al volo, gol. Molto bello. Niente da dire. Col pallone casuale, come sempre. A me non piace giocare con i palloni del campionato perché mi piace un po' girare tutti i palloni che si trovano in giro. Gol di Rabiot. Vantaggio del PSG. Adesso ci si mette in difensiva perché tutte le volte che passano i vantaggi gli avversari è veramente impossibile trovare il gol. Quindi, ragazzi, ci mettiamo in difesa e li aspettiamo. Occhio a questo lancio. Con Depay. Può metterla in Depay. mezzo. Non mi possono fare kick Grande off glitch, qualità veramente. Non saltando possono sugli farmi kick avversari. off Buona palla glitch. per Esce loro. Palla Buffon. fuori Meno gioco. male sei Buffon. Cerca la rete. Traoré si dribbla Incredibile. tranquillamente tutta la difesa del PSG come se fosse il Messi della situazione. Provano con il Per fortuna pressing. il tiro è piuttosto scarso e Rabiot. Buffon blocca. Verratti. Ma sapete voi che Mbappé. adesso il Lione presserà come delle Neymar, mannaie. Cavani, Però c'è Cavani che e De ovviamente Palma. viene fermato. C'è la touche. Se riparte E con la difesa, perde pure la Neymar. rimessa laterale. Ruba Deco. palla e la riperde. Grazie FIFA, grazie FIFA. Recupero. Mendy al cross, meno male c'è Buffon. Che cosa fai Buffon? Depay, Fekir, gol! Assolutamente ripagati. Tutto da rifare Tanto per si è questo fortunato benissimo, Brasile si è fortunato Thiago sull'0 Silva. a 0 Gol di Fekir. e Come la ora mettiamo? devono Dormita sfruttare il difensiva. glitch a loro vantaggio. Adesso, ragazzi, E c'è fare gol del Depay, cosa 2-1 capita? sarà Tiro un'impresa. sbagliato, Ve lo tiro dico già sbagliato. da adesso. Hanno pareggiato, Lo dico dunque sempre. ritorno. Vanno in vantaggio gli altri? Fare gol è Marco impossibile. Verratti. Vai in vantaggio te? Mbappé. Neanche il tempo di esultare che lo Neymar. prendi. Dritto. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Cavani, ovviamente, Murato, Murato, Traoré. Murato, Murato. Perché non abbiamo Murato Fekir? Perché devo perdere? Ecco qual è il. Qual Spazio è per il succo del Mbappé. discorso? Devo perdere, allora mi muri Cavani. Devo Rabiot. perdere e non mi muri Fekir. In vantaggio Cavani, è riuscito a perdere palla. Attenzione perché questa può Cavani, essere la giocata per il Cavani. vantaggio. Oh! Per una Annullamelo sfortuna. per Passa fuorigioco. Ah da no, va bene. condurre. E i tifosi ovviamente sono in estasi. Questo gol cambia Gol di Cavani. singolarmente la partita per Ritorniamo in l'Italia. difensiva. Ritorniamo Saranno costretti a scommettere in sul bel difensiva pari. adesso. Vediamo cosa ci Il Paris fa Saint-Germain con il FIFA. gol di Cosa Neymar è? Come conforta il architetterà? proprio tempo. Non può chiedere Che niente si di può meno. dire il pareggio del Lione che Ecco il gol. arriverà Vediamo entro il ancora questa 60esimo angolazione. sicuramente. Mi sbagli gol alla porta vuota e questi gol li fa. E io non ho veramente parole. Non ne ho mai avuti, veramente. Paris Saint-Germain dunque in vantaggio. PSG 2, Lione 1. Ritorniamo Si andrà avanti difensiva, a giocare vediamo. per 3 minuti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fino all'ultimo. Ritorniamo Rabiot. difensiva. Che tra Palla poco che si non prende il gol da toglie. Rafael. Buon intervento. Guardate com'è in difficoltà. Buona Com'è in rete del difficoltà. difensore su un brutto passaggio. Traoré. E il Tiro. gol Gol. Paris in gol. Gol del Lione. Ho Immediatamente detto, entro il 60esimo pareggiano. Ma ho detto, ho fatto il kick off glitch. immediatamente sconfitto. Bellissimo. Bellissimo. 2 a 2. Si va nel pronostico assurdo. Bisogna creare una nuova playlist. Pronostici assurdi. E tutte queste cose qui vanno nei Il pronostici destino del loro assurdi. colpo
fuori testa potente. L'ho detto, questa partita non ci si leva. È in una situazione del genere, non ci si leva la faccia. Perché a me non mi piace essere volgare. Stavo guardando le tattiche su come fare, come trovare una tattica di contropiede. Quelli erano già là. Noi abbiamo difensori forti. Tanto 5 tiri in porta a 4 per noi, ovviamente, risultato di pareggio. Niente, nemmeno il tempo di fare gol che già lo prendi. Nemmeno tempo di fare gol che già lo prendi. Solo che vanno in vantaggio gli altri. Per te non c'è scampo. Tu il gol lo devi prendere. Sooner or later il gol contro di te arriva. Ottimo, grazie FIFA. Ti ripeto, cioè ripeto, grazie FIFA. Cavani, Cavani. Adesso ovviamente è calcio d'angolo, perché non lo fa fare di certa doppietta a Cavani. Figuriamoci. Cavani, oh, bello, bello, bello il gol del 3-3 del Lione, bello il gol del 3-3 del Lione. Un'analisi tattica perfetta, condivido tutto quello che hai detto. Aspetto qua, così, il gol del 3-3 del Lione. Che scommetto quel che volete arriva. Scommetto che prima o poi, magari al 90esimo, ma arriva. Io dico arriva o col kick off glitch o agli ultimi minuti, arriva il gol del 3-3 del Lione. Scommetto quel che volete. Io quando ci scommetto qualcosa azzecco sempre. Sarà strano, ma quando scommetto qualcosa ci azzecco sempre. Primo gol da calcio d'angolo su FIFA 19 per me. Questa è la magra consolazione che posso avere. Questo potete guardarmelo anche in un altro modo. Ritorniamo nella difensiva. Vediamo adesso cosa mi fa il FIFA. Verratti per Cavani, che sta facendo una partita veramente stupenda. Ovviamente non arriva a nessuno. Ovviamente De Pei arriva prima di Thiago Silva. Fekir arriva prima di Verratti. E finalmente arriva Thiago Silva. Buffon! Perché non esci? No, problema di FIFA 19. Di FIFA 19, a parte questi filtranti che dovrebbero andare da soli. Il portiere non esce. Il portiere non esce. Prendi gol anche adesso, PSG. Prendi gol anche adesso. Intanto ne ha già presi pochi. Ma la cosa, ragazzi, che mi fa veramente salire il fascismo a livelli estremi è il fatto che se fossi stato il Lione, questa partita stava 3 o 4-0 per il PSG. Invece stiamo a difendere un 4-2. Gol di Cavani. Gol di Cavani. Era l'ora. 4-2. Oh, tripletta di Cavani. Prima tripletta a FIFA 19 per me. Era l'ora pure di quella. Tre gol per lui. Una giornata fantastica. Sì, sembra davvero inarrestabile. Facciamo entrare in Kunku per Verratti. Ecco il gol, vediamo anche da questa. Entra in Kunku per Verratti. Vediamo se sei capace di far pareggiare il Lione, perché faccio entrare in Kunku. Cioè, se sei capace pure di quello. Vabbè, terza volta che vedete Cavani che esulta così, inquadrato dal sotto quando poteva tranquillamente inquadrato dal sopra. Si va avanti 4-2 per il PSG. Non mi sorprenderebbe gli facessero fare subito il 4-3, in modo da farci fare la cacca addosso. Esci Buffon! C'è spazio per andare. Siamo sulle due di recupero, FIFA si inventa qualcosa, sì, forse anche sì. Dai, fischia, 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 dai! Ovviamente lancio per Mbappé e finisce 4-2, partita orribile. Cioè, bella perché ci sono tanti gol, tripletta di Cavani. Non ci sono state parate incredibili, anzi, il portiere ha fatto piuttosto tutti e due schifo. Nonostante avessimo uno dei 5 migliori portieri di FIFA, ma tanto si sa che sono cose dove non ci si può fare niente. Perché se FIFA decide che tu devi prendere gol, tu il gol lo prendi. Ci puoi avere anche difensori tutti 99, ma tu il gol lo prendi, perché ovviamente tu devi perdere. Però, guarda molto positivo, ragazzi. 6 gol in una partita, a differenza della partita scorsa che ce n'è stati solo 2. A differenza di molti altri pronostici in cui siamo stati a secco di gol, non mi posso assolutamente lamentare. E terminiamo la partita, addirittura 10 la votazione di Cavani, 7 tiri in porta a 4, già questo la dice veramente lunga su chi ha meritato la partita. E ragazzi, noi ci vediamo con le carriere, ci vediamo con cose varie. Cioè, io adesso ho paura a registrare la carriera così, cioè io ho paura a registrare la carriera, vi rendete conto che ho paura
che la carriera, se faccio un passo falso, è la fine. Qua, se faccio un passo falso, tanto è tanto. È un pronostico. L'Inter ha battuto, cioè, scusate, il Parma ha battuto l'Inter. Faccio un passo falso, ragazzi. È un problema non da nulla. Lasciate like e iscrivetevi come al solito, ragazzi, che per me è molto importante. Ci vediamo il prima possibile. I pronostici torneranno tra più di una settimana, torneranno quelli nazionali. Una di quelle di quei pronostici sarà Francia-Germania, quindi si tornerà di nuovo in Francia. E niente, che da dire. Di solito raccomandazioni, ragazzi, buon fine settimana. Statevi bene, non giocate a FIFA perché sono diventati nervosi come sono io che ho spaccato due piatti. E passate al meglio, ragazzi. Ci vediamo il prima possibile. Ciao!